Il deputato segretario a dare lettura del processo verbale. Prego. Processo verbale della seduta del 14 dicembre 2000, del 4 dicembre 2015. Presidenza Baldelli. La seduta comincia alle 10 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 3 dicembre 2015. Il Presidente dà conto delle missioni e passa allo svolgimento di interpellanze urgenti alle quali rispondono i sottosegretari Baretta, Della Vedova, Bocci e Ferri. Intervengono i deputati Alberto Giorgetti, Scotto Gigli Zampa, Di Battisti, Silvia Giordano e Mazzotti di Celso. Il Presidente comunica infine una rimodulazione dei lavori dell'Assemblea nelle successive sedute. La seduta termina alle 13.10 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 15 dicembre 2015 con inizio alle 10. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Ok, grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Cicchito, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, D'Adone, D'Ambruoso, Damiani, De Micheli, Del Basso, De Caro, Dell'Ai, Di Gioia, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gentiloni, Silvestri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Lo Sacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Mazziotti di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli, Nardelli, Piepoli, Gianluca, Pini, Pisicchio, Porta, Sarampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Sciullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Villego, Calipari e Zanetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 105, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Allora, abbiamo la Ministra per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 dicembre 2015, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge già presentato al Senato il 4 dicembre 2015 e trasferito dal Governo alla Camera, che è stato assegnato ai sensi dell'articolo 96 bis, comma 1 del regolamento in sede referente alle Commissioni riunite 8a e 10a. Conversione in legge del decreto legge 4 dicembre 2015, numero 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo Ilva. Parere delle commissioni 1 e 2, la commissione 5a, 11a, 12a e 14a della commissione parlamentare per le questioni regionali. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto al comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Comunico che con lettera pervenuta il 15 dicembre 2015 la deputata Maria Tindera